Ciao, Ciao. eccoci al terzo video della nostra serie Come organizzare il cammino di Santiago. Oggi affronteremo il tema del dove partire e quando, ma prima sigla. Tutti i cammini sono percorribili tutto l'anno, sebbene ognuno presenti lati positivi o negativi a seconda del periodo scelto. Le variabili da considerare sono essenzialmente 5: il clima, i giorni a disposizione, la preparazione fisica, la chiusura stagionale degli alberghi e soprattutto la capacità di adattamento. Sebbene il clima sia sempre un'incognita, possiamo farci un'idea delle temperature e le precipitazioni che troveremo lungo i vari cammini guardando i grafici su base annua. Partiamo ad esempio dal cammino francese. Sebbene con un po' di buona volontà e determinazione sia percorribile ogni periodo dell'anno, il mio consiglio è quello di evitare i mesi da novembre a marzo. A prescindere dal freddo, per il quale è sufficiente un'adeguata attrezzatura, incontrerai sulla tua strada neve, ghiaccio e precipitazioni abbondanti. Nella prima tappa, ad esempio, quella da Saint-Jean-Pied-de-Pont a Roncisvalles, il passo della Via Alta viene chiuso dal 1 novembre al 31 marzo. Abbondanti nevicate potresti trovarle anche nelle località di Fonsebadon, Cruz-de-Hierro e Ossebreiro, rendendo difficoltoso l'accesso e il passaggio. Stesso discorso vale più o meno per il cammino primitivo. Fortunatamente le basse altitudini tra i 600 e gli 800 metri escludono il rischio neve. L'unica eccezione è data dalla ruta de los Hospitales, che raggiunge i 1200 metri di altezza. Qui però il rischio non è dato tanto dalla neve e dal ghiaccio quanto dalla nebbia, che quando molto fitta non ti permette di vedere a un metro di distanza. È quindi molto rischioso perdersi in condizioni meteo molto difficili. Fortunatamente nei mesi invernali, nei giorni di maltempo, puoi evitare la ruta de los Hospitales e percorrere la variante bassa. Il cammino primitivo in inverno è davvero duro. Affrontare i suoi continui sali e scendi e i suoi dislivelli impegnativi su terreni spesso pieni di fango e di rocce scivolose non è un'impresa da tutti, quindi attenzione! Il cammino del nord, il cammino inglese e il cammino di Finisterre e Muscia hanno più o meno le stesse condizioni meteo in inverno, quindi vento, freddo e tanta pioggia. Nessuno dei tre raggiunge elevate altitudini, quindi se non ti fai problemi a camminare sotto la pioggia anche per molti giorni, puoi percorrere questi cammini anche d'inverno. Al contrario degli altri cammini visti finora, la Via della Plata è facilmente percorribile nei mesi invernali, ma assolutamente proibitiva nei mesi estivi. A luglio-agosto si raggiungono infatti punti di 45-50 gradi. Le tappe solitarie, lunghe e spesso obbligate, la scarsità di ombra e di acqua lungo la strada accentuano il rischio di malori e insolazioni. Probabilmente anche tu sei una di quelle persone che ha tantissimi giorni di ferie ad agosto e che, nonostante quello che ti ho appena detto, vuole comunque percorrere la Via della Plata. Ti consiglio comunque di non sottovalutare questo cammino. Servono persone in buona salute, esperte, che siano consapevoli dei rischi a cui vanno incontro e che sappiano come affrontarli. Uno dei cammini in assoluto con meno problematiche legate al clima e al freddo è sicuramente il cammino portoghese. Sebbene in inverno le temperature siano più basse e ci sia più probabilità di camminare sotto la pioggia, è uno dei cammini percorribili tutto l'anno. Come avrai visto dal primo video, ogni cammino ha caratteristiche e soprattutto lunghezze diverse. Hai quindi due possibilità: o decidere il cammino in base ai giorni che hai a disposizione, oppure, se vuoi fare un determinato cammino ma non hai abbastanza giorni, puoi partire dal principio e spezzare il cammino in due, oppure partire da un punto intermedio e arrivare a Santiago. Ora ti faccio qualche esempio pratico. Se hai un mese a disposizione, puoi fare tutto il cammino francese, tutto il cammino del nord, tutto il cammino portoghese e tutto il cammino primitivo con l'aggiunta di Finisterre e Muscia. Se invece hai solo 15 giorni a disposizione, puoi fare tutto il cammino primitivo, tutto il cammino portoghese della costa, il cammino inglese più Finisterre e Muscia. Se hai una settimana a disposizione, puoi fare tutto il cammino inglese, oppure fare gli ultimi 100 km da Sarria o da Tui. Raggiungere le città di partenza del cammino non è difficile. La Spagna è infatti ben collegata all'Italia con decine di voli al giorno.
Come vedi, ci sono aeroporti sparsi in tutto il paese. Una volta lì sarà sufficiente utilizzare autobus e treno per raggiungere le città di partenza. Lo stesso discorso può essere applicato a come raggiungere Saint-Jean-Pied-de-Pont sul cammino francese. Saint-Jean-Pied-de-Pont si trova in Francia, sui Pirenei, al confine con la Spagna. Gli aeroporti di Biarritz, Lourdes e Bordeaux sono quelli meglio collegati all'Italia. Da lì puoi raggiungere Saint-Jean-Pied-de-Pont tramite treno e autobus, e nel caso di Lourdes anche condividendo un taxi con altri pellegrini. Nota importante: se arrivi in treno o autobus da Bordeaux o Biarritz, devi sempre cambiare a Bayonne. La preparazione fisica è importante per affrontare al meglio il tuo cammino di Santiago. Non dico che devi essere un atleta, ma quantomeno devi avere un po' di dimestichezza con il camminare. Affrontare, per esempio, il cammino in inverno richiede davvero una buona preparazione fisica. Innanzitutto perché è più faticoso camminare con pioggia, neve e su terreni fangosi. In secondo luogo perché lo zaino è più pesante. E inoltre perché bisogna essere più flessibili ed essere pronti anche a camminare 5-10 km in più se un albergo, per esempio, che ti aspettavi aperto è chiuso. Alberghi chiusi. Ultimamente sono sempre meno gli alberghi che tengono chiusi nella stagione invernale, ma è una possibilità e quindi è necessario tenerne conto. Fare il Cammino di Santiago non è un'esperienza da villaggio turistico, ma un importante impegno fisico e mentale. Anche se negli ultimi anni la quantità e la qualità degli alberghi è aumentata, potresti doverti adattare e magari dover dormire per terra oppure farti una doccia fredda. In questo video abbiamo spesso parlato di alberghi. La prossima settimana ti spiegheremo più nel dettaglio che cosa sono e parleremo anche di costi e del dove mangiare. Quindi ci vediamo la prossima settimana con un nuovo video. Io ti ricordo che tutto ciò di cui parliamo in questa serie è contenuto nel nostro libro Come organizzare il cammino di Santiago. Troverai tutti i link di approfondimento qui sotto in descrizione. Seguici sulle nostre pagine social Facebook ed Instagram oppure su appiedipelilmondo.com e non dimenticarti di iscriverti al nostro canale YouTube. Ciao!